Salve, un cordiale saluto da Luigi Bracciololi, benvenuti nel nostro appuntamento di 7x4, il magazine multimediale delle Marche, il nostro progetto di comunicazione che vede insieme la radio, la televisione, ultimamente anche i social network e poi ovviamente tutto quello che ha a che fare con il mondo del web, che sono due aspetti distinti tra loro, anche se poi fanno parte dello stesso pentolone. Come al solito ce ne andiamo in giro per gli studi, gli uffici importanti, le location importanti, per usare questo termine inglese, importanti della nostra regione, per avere un po' il polso della situazione. E quest'oggi siamo venuti a Senigallia, dove abbiamo trovato il sindaco di Senigallia, che è anche il presidente dell'ANCI Marche. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Maurizio Mangialardi con noi in un momento molto importante in cui per il DEF, cioè il documento economico finanziario, si sta parlando moltissimo di enti locali. Quindi innanzitutto qual è lo stato d'animo che avete nei confronti di questa discussione che viene fatta ultimamente per quanto riguarda poi la vil moneta, perché poi alla fine voi siete quelli che dovete fare i conti. Beh, intanto quella di preoccupazione e diciamo pure anche di speranza. Sì. La preoccupazione è che si parla troppo di comuni e poco di situazioni che mettono e possono mettere i comuni nelle condizioni di ripartire. Sì. E si parla semplicemente ancora una volta di tagli. Mm. E i comuni, come ho avuto modo più volte di dire, sì, secondo me hanno già dato, perché hanno semplificato, hanno ottimizzato e hanno capito, forse anche anticipatamente, il tema della crisi e si sono tolti tanti di quei privilegi che oggi invece ancora abbiamo un po' distribuiti ai vari livelli istituzionali. Ecco, facciamo un ragionamento proprio sui conti, perché attualmente il problema dell'Italia è proprio far quadrare i conti. Andando a vedere bene la spesa pubblica dello Stato italiano, ci rendiamo conto che fondamentalmente ci sono state delle variazioni importanti, perché la spesa pubblica è aumentata, ma per questioni che hanno a che fare ancora una volta con situazioni che hanno poco a che fare con gli enti locali, perché è aumentata la spesa pubblica ad esempio per le pensioni. Beh, i numeri parlano chiaro. Mm. Cioè, in questi anni la partecipazione dei comuni al patto di stabilità ha inciso per quasi 20 miliardi. Sì. E quindi sono stati i blocchi che si sono determinati, cosa che invece non gli altri pezzi importanti dello Stato non sono riusciti ad attivare e non hanno nemmeno partecipato in modo adeguato. Quindi oggi provvedimenti che portano a ridimensionare, provvedimenti che portano a tagliare, toccano la carne viva dei nostri concittadini, e questo spero che il governo lo possa capire. Ecco, si pensava, essendo il primo ministro, certo, o meglio il capo del governo, perché il primo ministro più è un'accezione anglosassone, ma il capo del governo, avendo conoscenza delle problematiche dei comuni, ci si aspettava che non agisse in questa direzione. Allora la domanda è: perché vi sentite traditi? Sono due le domande in una. Beh, no, io sono convinto che questa nazione abbia bisogno di processi di riforma importanti. Sì. E quindi dentro questa filiera ci possono stare e si possono commettere anche errori. Uh-huh. Dopodiché i provvedimenti che sono stati assunti negli ultimi anni hanno sempre uno stesso filo conduttore, cioè tagli non pianificati, tagli improvvisi, mancati trasferimenti e soprattutto nessuna chiarezza dal punto di vista normativo. Quindi perdiamo il contatto anche con i nostri concittadini dal punto di vista anche terminologico. Non sappiamo più oggi come si chiamerà l'imposta per i rifiuti. Sì. Quindi non sarà una tassa, un'imposta, è stata Tarsu, è stata Tari, E dentro questa confusione, ovviamente il governo non, anche in questo momento non ha aiutato. C'è un orizzonte, orizzonte importante, che è quella della local tax, dove l'ANCI vuol avere un protagonismo nella composizione, nella strutturazione, che però deve inevitabilmente avere come orizzonte la parola fine sulla tassazione locale. Mm. Non possiamo essere più assoggettati a prelievi ai quali sottoponiamo sistematicamente i nostri cittadini,
per conto dello Stato. Questa è una situazione che non possiamo più gestire. Bene, allora, la questione sembra semplice ma è molto complessa, perché purtroppo questo è il problema dell'Italia. Tutto sembra semplice, è complesso, la soluzione sarebbe semplice ma poi è complesso. Ci ritorniamo tra poco, intanto andiamo con il primo servizio. Circa 200 persone hanno manifestato su iniziativa della campagna Trasparenza e Diritti e del Comitato Associazioni Tutela giovedì 9 aprile in occasione della seduta del Consiglio regionale. Perché? Il presidio, formato da gente comune, educatori sociali, disabili, mondo del volontariato, è stato fatto per denunciare il taglio pesantissimo dei fondi da parte della Regione Marche verso il sociale. In sostanza i fondi messi a bilancio erano pari a zero. Il Consiglio regionale si è fermato e ha parlato con loro. La protesta nasce dopo che Campagna Trasparenza e Diritti ha messo a confronto alcune voci di bilancio riguardanti gli interventi sociali. Il confronto tra finanziaria 2014 e 2015 è evidente. Niente è stato messo a bilancio per chi nei comuni si occupa di assistenza sociale, niente per gli interventi a favore delle persone con disabilità, niente per gli interventi a favore della famiglia o per i servizi per infanzia, come i nidi. Se l'anno scorso il fondo era pari a 34.433.000 euro, fino a ieri il fondo regionale aveva predisposto risorse per 1.200.000 euro. Io sono un ragazzino, un bambino che va a scuola, che ho una disabilità, in genere ho un assistente, un educatore che mi accompagna a scuola, assistenza scolastica, educativa, e questo andrà a scomparire. Già diversi comuni hanno già chiuso i contratti, diversi educatori che lo fanno, quindi sono servizi che già stanno chiudendo. I centri diurni sono strutture che accolgono persone con disabilità grave che oggi sono funzionanti in tutta la regione. Noi ad Ancona ne abbiamo tre e quelli sono finanziati sempre dalla legge 18, che è una delle leggi, sono circa 10 le leggi che non vengono rifinanziate, sono tanti. Saranno stati ridotti anche quei finanziamenti che vanno, anche se ai comuni, che vanno a coprire le spese per i nidi, per le famiglie. Quindi sono tutte leggi che in qualche modo comportano un aumento della spesa di compartecipazione da parte dell'utente sostanzialmente, quindi una spesa in più per tutti i cittadini, non è un superfluo, e quindi sostanzialmente ci sono bambini che potranno stare a casa, sono bambini che verranno gestiti con molta difficoltà all'interno anche di diverse scuole, ma soprattutto vengono tolti tutti quei servizi che fino ad oggi hanno creato anche coesione sociale sostanzialmente. Solo dopo la protesta di giovedì mattina è arrivata la dichiarazione del presidente Gian Mario Spacca, che ha reperito in extremis 12 milioni di euro per i servizi sociali, per i quali, ha scritto, mi sono personalmente speso, mettendo a disposizione delle fragilità e del disagio ulteriori importantissime risorse recuperate da marginalità di bilancio o premialità che avrebbero dovuto essere spese, ad esempio, per la sanità. Quello che vogliamo far capire sostanzialmente è che ci stanno a cuore le persone e quindi sostanzialmente il lavoro che viene fatto da tutte le associazioni, le cooperative che sono all'interno della campagna è perché vogliamo migliorare la qualità della vita di queste persone, quindi non è una gara a chi fa meglio, ma è la vita delle persone sostanzialmente. Ritorniamo nello studio, come si chiama? Lo studio del sindaco, come si dice? Il gabinetto del sindaco? La stanza del sindaco. La stanza del sindaco. La stanza dei cittadini, visto certo. L'affluenza quotidiana alla quale siamo sottoposti. Ecco, allora la prima domanda, adesso la facciamo proprio in questa direzione, poi ritorniamo un attimo a parlare di Conte che ci interessa. Ma è vero che c'è una grande affluenza per il minimo esistenziale del sindaco? Si va a chiedere di risolvere il problema quotidiano? Beh, la crisi ha spostato completamente le relazioni, mentre prima guardava negli occhi per dire quali erano le possibili soluzioni di investimento nella città, quali erano le pianificazioni e i programmi da mettere in campo. Oggi parliamo con famiglie che hanno perso il lavoro, con aziende che hanno chiuso, con extracomunitari che non trovano alloggio, con famiglie che sono nostre, che sono state sfrattate, e questo è l'elemento che forse ci mette
più preoccupazione, certo, e anche maggiore tristezza, perché i comuni non riescono a trovare e dare risposte adeguate a questa pressione incredibile che ha determinato la crisi e poi le scelte, certo, conseguenti. Questa è una regione dove la piccola, media impresa, la microimpresa ha sempre avuto una parte importante, certo, ma è stata nell'Italia che la piccola, media impresa, la microimpresa ha avuto sempre una parte importante. Ora sembrerebbe o che c'è una volontà o è una necessità del mercato, ma queste piccole imprese non ce la fanno più. È perché le banche a un certo punto hanno tirato i remi in barca oppure proprio perché il mercato le sta buttando fuori? Penso, come in tutte le grandi situazioni di stallo, siano azioni concomitanti che si sovrappongono. Quindi un modello marchigiano che era preso ad esempio, dove la famiglia, dove la piccola impresa riusciva ad essere propulsiva, sì, che si scontra invece con un mercato ormai globale rispetto al quale la concorrenza rischia di spiazzare o ha già spiazzato, certo, alcuni settori nevralgici. Ma si riesce a fare il salto di mentalità nel dire va bene, io rimango il piccolo imprenditore ma faccio rete, cioè andiamo insieme in 20 imprenditori della regione Marche in Cina piuttosto che in India e andiamo a presentarci nel mondo. C'è questo tipo di mentalità? No, c'è, ma io non so nemmeno se quella sia oggi la via, perché noi nel momento che abbiamo internazionalizzato e abbiamo delocalizzato, per, sì, gran parte convinti di poter essere più competitivi in ambito internazionale, ci siamo accorti che dove siamo andati, quei luoghi e quelle progettualità ci hanno superati. E quindi oggi abbiamo la stessa concorrenza dei luoghi dove noi abbiamo sviluppato e portato le nostre competenze e le nostre conoscenze. A medio e lungo termine cosa bisogna fare? Io penso che noi dobbiamo tenere la barra sulla qualità di questa regione, sapendo che il turismo sarà l'elemento di prospettiva della nazione. Oggi ne parlano un po' tutti, non so se lo fanno, certo, semplicemente perché non ci sono idee o semplicemente perché non si trovano modelli economici alternativi, però sappiamo che quel 99.27 della popolazione mondiale che può essere il nostro cliente, che può essere il nostro avventore, ha una occasione e dobbiamo proporla nella nostra regione. Abbiamo bisogno però di una cosa, di essere conosciuti come modello Marche, sì, e abbiamo l'elemento indispensabile, essere raggiunti. Se un turista vuole arrivare nelle Marche ci vuole una rete ferroviaria adeguata, e soprattutto un aeroporto che sia in grado di distribuire e di essere riconosciuto. Ci ha stimolato una domanda che non facciamo immediatamente, la facciamo dopo questo servizio. Sono stati due giorni intensi per il segretario nazionale della FIOM, Maurizio Landini, quelli trascorsi in provincia di Ancona, tra il capoluogo e Loreto. Vertenze, tutela del lavoro, i temi al centro della sua visita in occasione del rinnovo degli incarichi provinciali FIOM e poi il rilancio della sua nuova idea di sindacato, quella coalizione sociale presentata a Roma. Per difendere il diritto al lavoro, il diritto alla salute, ma anche il diritto allo studio e per combattere davvero la criminalità, che è il vero problema di competitività di questo paese, noi proponiamo a tutte le associazioni, i soggetti, alle persone di unirsi per combattere e per far prevalere un'altra idea di modello sociale più coerente con i principi della nostra Costituzione. Il segretario ha parlato della situazione del cantiere di Ancona anche in diretta su Rai 3 a Ballarò. Noi abbiamo chiesto che si facciano più assunzioni, che dovrebbe essere anche una delle indicazioni del nostro governo. Fincantieri, che vorrei ricordare, è un'azienda pubblica controllata dal governo. Al contrario, è una logica che è quella che dice che deve appaltare ancora di più, che vuole abbassare i salari, aumentare gli orari dei lavoratori, mezz'ora al giorno in più dovrebbero lavorare tutti i lavoratori a gratis, altrimenti portano le navi da un'altra parte, proprio perché vogliamo
qualificare la produzione e tenere la produzione in Italia, abbiamo proprio nei giorni scorsi chiesto anche un'audizione parlamentare. A Loreto c'era anche Edoardo Mentrasti, candidato alla presidenza della regione con la lista Altre Marche Sinistra Unita. Io intanto sono totalmente d'accordo con Landini, perché lui propone una cosa assolutamente necessaria, la costruzione di una coalizione sociale fatta di lavoratori dipendenti e di lavoratori indipendenti e autonomi, non più solo i lavoratori delle fabbriche e degli uffici tradizionalmente intesi, che ovviamente sono una parte importante e decisiva, ma bisogna guardare anche ai lavoratori autonomi, ai lavoratori indipendenti, ai lavoratori a partita IVA, che lavorano nei servizi, nelle professioni, eccetera. C'è bisogno, da questo punto di vista, di una grande coalizione sociale per cambiare radicalmente la politica economica del governo Renzi, che non sta producendo, da questo punto di vista, nulla di buono per il Paese, e c'è bisogno dunque di una coalizione sociale ampia. Altre Marche intende far parte di questa coalizione e nella nostra regione critica aspramente l'operato delle giunte a guida PD degli ultimi 10 anni. A nostro avviso questo governo, diretto da Spacca ma ampiamente sostenuto dal Partito Democratico, che ha sempre votato tutti gli atti e provvedimenti sia in giunta che in maggioranza, ha prodotto, come cercavo di dire prima, tutta una serie di contraddizioni sul piano della politica economica e sociale. Oggi il problema dei problemi da risolvere per gli enti territoriali sembra essere quello delle risorse economiche. Se fosse presidente, Mentrasti propone 2 azioni per reperire risorse da investire nel territorio. La prima proposta è quella di elevare la tassazione, elevare la progressività sugli alti redditi, sui benestanti, su quelli che per esempio guadagnano più di 75.000 euro all'anno. A nostro avviso è giusto porre un'aliquota maggiore che sugli alti redditi, sui redditi dei lavoratori, dei ceti popolari, dei pensionati, dei lavoratori autonomi che dichiarano molto ma molto meno, e con questa cifra introitata più il taglio delle spese che se ne vanno purtroppo ogni anno in consulenze inutili, si possono risparmiare alcuni milioni di euro che possono essere investiti appunto per trasporti, sociale, sanità e quant'altro. Rilassati, Doc! Sono Marty! No, non può essere! Ti ho appena rimandato nel futuro! Sì, no, lo so che mi hai rimandato nel futuro, ma sono tornato! Sono tornato dal futuro! Grande Joe! Il 2015 è l'anno in cui ricorrono 30 anni dalla prima uscita di Ritorno al Futuro in America. E se 30 anni dopo si organizza attività di scienza, lo dobbiamo anche all'incanto che all'epoca quella storia ci portò. Dal 6 al 10 maggio 2015 torna a Senigallia Fosforo, la festa della scienza. Laboratori, esperimenti, scuole, mostre, stand, giochi, ospiti e show in piazza. La scienza e la tecnologia che fanno da filone importante, fondamentale a Fosforo, sono uno strumento per incuriosire i ragazzi e renderli più consapevoli del mondo che li circonda. Le attività di Fosforo in 5 anni sono cresciute, hanno colto vari target di ragazzi, dalle famiglie ai più giovani. Sicuramente sempre presentissimi sono tutti gli studenti delle scuole, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, i ragazzi delle superiori con cui da tanti anni facciamo progetti. Fosforo è una festa, un incontro, un modo per far sperimentare ai ragazzi la scienza dal vivo. Al quinto anno tornano chiaramente tutte le attività principali di Fosforo, come i laboratori didattici ospitati dai principali musei italiani, come la Città della Scienza e il Muse di Trento, il laboratorio di Psiquadro, ma ovviamente la parte internazionale non mancherà, e quindi show di piazza, anche in lingua, per poter mettere direttamente i ragazzi a contatto con la lingua inglese, che è una lingua importante che cerchiamo di stimolare in quanto è la lingua della scienza. Tra le principali novità di questo 2015 è la parte della Maker Fair, la fiera dei makers che si espande, e con Confartigianato, che è il nostro nuovo partner, abbiamo approntato molti stendisti e fab lab di tutto il centro Italia che verranno a farci visita nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, quindi 8, 9, 10 maggio, per dar luogo proprio a una grande fiera dei makers e delle ditte interessate nell'artigianato digitale.
Noi parteciperemo proprio realizzando uno stand espositivo attiguo agli spazi espositivi di Fosforo, specifico sulle nuove tecnologie e dedicato alle imprese, ma non solo. Quali tecnologie? La stampa in 3D in particolar modo, la domotica, l'elettronica, i droni, tutto quello che è tecnologie innovative che possono essere di interesse per il mondo che noi rappresentiamo, quindi il mondo delle piccole imprese, il mondo dell'artigianato che è affamato di tecnologia e di innovazione. Sostanzialmente tutti i settori possono essere beneficiari di queste tecnologie che tra l'altro non sostituiscono la manualità e la capacità artigianale tipica che è il segreto della manualità proprio nel saper fare le cose, ma invece la esaltano, la evolvono. I settori possono essere più disparati dalla plastica alla meccanica, ma perché no anche l'alimentare. Non a caso in questo contesto ci sarà una dimostrazione di come una stampante 3D può produrre cioccolatini, quindi tutti i settori sono potenzialmente contaminabili da queste nuove tecnologie. Molta attesa per la manifestazione di maggio a Senigallia, ma quest'anno è stata inserita in calendario un'anticipazione di Fosforo nella città di Corinaldo. Domenica 12 aprile arrivano i Science Games, i giochi della scienza a Corinaldo. Sono una sorta di Hunger Games della scienza dove le squadre delle scuole giocheranno ad attività di scienza dentro il borgo medievale di Corinaldo e poi una grande festa di piazza con show di scienza. Per tutti i bimbi dalle primarie fino alle secondarie ci saranno possibilità di fare attività di scienza, di stupirsi con la magia della scienza. Rientriamo, ultimo intervento con il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, che è anche presidente dell'Anci Marche. Allora, arriviamo a parlare di regione. Sì. C'è un momento di cambiamento, andiamo avanti, abbiamo avanti a noi le elezioni regionali. La regione Marche, adesso vediamo se mi risponde a questa brutta domanda, ha bisogno di area nuova? Beh, io penso che sia nelle cose. Nelle cose c'è bisogno di un passo diverso e so, no, la domanda non è pericolosa perché io apprezzo molto il lavoro che è stato fatto finora. Sì. Apprezzo molto, dico pure che a un certo momento nella vita amministrativa si può fare qualcos'altro, si deve mettere a disposizione quel qualcos'altro che nei confronti di altri soggetti, ma ci sono energie importanti che possono anche leggere questo momento in maniera diversa rispetto a quello che è stato il passato, ma questo sta nelle cose, lo dovremmo avere quel lungo respiro per pensare che il cambiamento non vuol dire mai strappo, non vuol dire per forza incompetenza, sì, che sono due cose diverse. Anzi, ci può essere grande competenza, grande conoscenza e anche con persone nuove. Allora, io ritorno un attimo su Renzi, voglio ritornare un attimo su Renzi, perché primo cittadino diventato il primo ministro dell'Italia, ma soprattutto perché vorrei capire un pochino la critica che viene fatta sul metodo, no? Allora, la democrazia deve essere sento tutti e poi vado avanti prendendomi le responsabilità, oppure deve essere estrema concertazione? Io penso che in una fase come questa bisogna avere la grande capacità di ascoltare, di prendere suggerimenti, di prendere consigli, di avere le competenze migliori intorno e assolutamente fare una sintesi e decidere. Assolutamente. Quindi lei lo vede, il primo ministro lo vede da sindaco, come un ottimo sindaco che ha capito che bisogna utilizzare questo metodo per risolvere i problemi dell'Italia, oppure, come molti dicono, solo autoritario? Beh, io penso che in questo momento occorra un sistema che, pur rimanendo dentro i canoni della democrazia più esasperata, ci mettano nelle condizioni che qualcuno prenda le decisioni e il Parlamento aiuti a prendere la decisione migliore. Ma non, un sistema Italia che è stato sempre basato su invece la decisione che era sempre al ribasso perché nessuno aveva il coraggio di scontentare qualcuno, perché di questo si tratta, perché decidere significa scontentare. Non è, poi in un momento come questo è ancora più esasperato. Certo. Quindi io guarderei più che il metodo, i risultati che vengono ottenuti. Questo sì, questo sì. E poi ognuno si assume la responsabilità propria. Come dire, il primo ministro è il sindaco d'Italia.
E un sindaco ha l'obbligo di ascoltare tutti e poi decidere, perché sennò i cittadini le risposte non le hanno. Perfetto. Chiudiamo con l'ultima domanda che gliela faccio come sindaco di Senigallia. Avete passato un conflitto di interessi. Conflitto di interessi. Avete passato a Senigallia un'enorme bufera, una calamità naturale che ha ferito profondamente la città. Come si presenta ora Senigallia per la prossima stagione? Bene, quelle ferite non si cancellano, non si cancellano nel cuore, nel dolore, nei ricordi che sono stati azzerati. Certo è che forse dovremmo essere presi da esempio per come la città ha reagito, con i volontari, con l'organizzazione della macchina pubblica e con la risposta che è stata data. Noi il 17 di maggio del 2014, cioè 10 giorni dopo il disastro che conoscete tutti, noi eravamo nelle condizioni di poter ospitare quel milione di turisti che sono stati presenti e sono state le presenze dello scorso anno a Senigallia. Penso che quello sia il dato più eloquente. Certo. Siamo stati la città che ha fatto maggiori presenze turistiche della Regione Marche. Quello è un dato, 1 milione e oltre di presenze, certo, contro 200.000 in meno di tutte le altre località turistiche che non avevano avuto nessun tipo di danno. Quindi questi sono i numeri. Ovvio che ancora le nostre famiglie devono avere i ristori da parte dello Stato, hanno preso solo qualcuno piccole cifre, di quelle cifre gran parte sono le risorse che il Comune insieme alla Caritas ha messo a disposizione. C'è tanto da lavorare, tanto, certo. Però se devo dire, vedo il mio fiume che dopo 30 anni viene pulito dalla regione e dalla provincia perché il comune ha lavorato per trovare le risorse, le devono spendere, devono rispendere soldi per pulirlo, devono spendere i soldi per fare le vasche d'espansione, devono realizzare le opere per metterci in sicurezza e per toglierci la paura. Il resto questa città ha dimostrato di essere forse veramente non proprio come tutte le altre, di questo da sindaco della città sono particolarmente orgoglioso. Va bene, grazie sindaco per averci ospitato, chiudiamo qua il nostro appuntamento con 7x4, come al solito io vi aspetto qui la prossima settimana.